Dzień dobry, dzisiaj wywiad z Roberto Zapala, choreografem z Sycylii. Zapraszamy do zapoznania się z tym, co nam opowie dzisiaj Roberto. Ciao Roberto! Ciao! Allora, io ti conosco bene il tuo lavoro, però il nostro pubblico può essere che non sa tutto di te, quindi se potresti presentarti a noi. In qualche modo. Non solo non sa tutto, non saprà molto, ma d'altronde è anche giusto così. Da dove che inizio? Da che percorso? Come coreografo, per il linguaggio? Quello che vorresti dire al pubblico polacco che si interessa di danza contemporanea, chi è Roberto Zapalà? Allora, innanzitutto è un uomo già di 63 anni. Iniziamo così con lo svelare l'età. Diciamo, ormai da 40 anni coreografo, al suo attivo c'ha 90 creazioni a serata intera, quindi anche molto impegnativo sotto questo aspetto, ma che ha ancora non pensa di fermarsi. Benissimo. Anche se ci sono molti, molti giovani ovviamente che spingono, ma sono i giovani che mi aiutano anche a continuare la mia carriera di coreografo, però nello stesso tempo questi giovani sono sempre nella mia mente perché sono coloro che noi sosteniamo nella nostra struttura. E allora la domanda più ovvia oggi è: ma cos'è questa struttura? Questa struttura, oltre ad essere la compagnia che ovviamente esiste da questi 35 anni e che produce, ma poi la struttura è anche una struttura tangibile, cioè un edificio che produce cultura, la cultura della danza, un luogo di 1500 metri quadri, dove c'è uno spazio teatrale, ci sono tre sale prove e in questo luogo proprio i giovani la fanno da padrone, nel senso che noi sosteniamo attraverso un percorso che si chiama A Casa, quindi un bando che si chiama A Casa, sosteniamo le nuove generazioni di coreografi ed è giusto che io, diciamo, avendo raggiunto quantomeno in Italia e in alcuni paesi europei un po' di popolarità, ovviamente devo dedicare, mi sento il dovere e il piacere di dedicare parte della mia vita insieme a tutto il nostro staff, con al primo posto Maria Inguscio, che oltre ad essere mia moglie è la direttrice generale della struttura, che si chiama Scenario Pubblico. Ecco, questo è, diciamo, in breve ciò che è rappresentato dalla mia figura. Altro punto importante è che in questi 30 anni, 25, abbiamo creato un linguaggio che si chiama Modem. E che è il motore propulsivo di tutta la nostra attività coreografica. Cioè, a partire da quel linguaggio. Se poi mi chiedi ma perché, io te lo spiego. Comunque, a partire da quel linguaggio si sviluppa tutto il mio mondo coreografico. Certo, sicuramente ti chiederò ancora di Modem, però oggi anche siamo qui per parlare un po' delle collaborazioni, per esempio tra Italia e la Polonia. E volevo chiederti se ti ricordi la prima volta che sei venuto in Polonia per il festival di Teatr Tańca Zawirowania. Vediamo. Dunque, la prima volta, l'ultima volta sì, sicuramente me lo ricordo, però se mi chiedi la prima volta dove siamo andati, non me lo ricordo, cioè qual era il luogo, nel senso di avere davanti lo spazio, come era fatto, come era composto e con quale creazione nemmeno, perché considera che facciamo 100 spettacoli l'anno, quindi ricordarsi di tutto è quasi impossibile.
ma non era lo stesso dell'ultimo luogo, questo era nuovo, ma non mi ricordo nemmeno la creazione. Perfetto, allora io ti dico tutto perché mi ricordo tutto benissimo. Però secondo me potrebbe essere lo spettacolo più rappresentativo nostro e quindi secondo me potrebbe essere Instrument, però Instrument 1, no? Instrument Jam, che è stata l'evoluzione. Quindi immagino che era uno spazio un po' più grande di quello dove siamo stati per rappresentare una delle nostre opere più viste nel mondo, che ancora oggi facciamo dopo ben 23 anni. Sì, era Instrument, era a Varsavia, era durante il Festival Teatro Tänze Virovania. Anche dopo questo spettacolo io ho fatto l'audizione per Anno? Modem. Madò, che anno? 2015. Vedi? Capisci? Quindi stiamo parlando di quasi 10 anni fa. Sì, questa era la prima volta. Invece la seconda volta Però l'ho fatto. mi ricordo che certamente è stato una rappresentazione che ha segnato in qualche modo il nostro percorso, perché mi ricordo un riscontro del pubblico. Devo dire che questo spettacolo ha un riscontro molto. Però più al nord andiamo rispetto al Mediterraneo, e più il riscontro è forte, potente, probabilmente proprio perché il linguaggio che usiamo all'interno di quello spettacolo è un linguaggio che viene facilmente accettato e abbracciato da un popolo, delle zone più fredde dell'Europa, diciamo, ecco. Fredde nel senso non solo di temperatura, ma anche come modo di vivere, no? Più intime, più riservate, diciamo. Quindi quello spettacolo è uno spettacolo che, siccome parla dell'arroganza del mondo, dell'uomo, del maschio mediterraneo, questa arroganza, siccome è anche vicina al mondo, alla dolcezza del mondo mediterraneo, che esiste pure, e quindi fa colpo sempre in questi popoli diversi da noi come tipologia di comportamento quotidiano. Ma tu dovresti saperlo, visto che hai vissuto il nostro percorso per qualche mese, no? Quindi. Sì, c'è tanta differenza. Invece la seconda volta dici che ti ricordi il Festival Teatro Tänze Virovania. Quello siamo venuti adesso, sarei un rincoglionito totale. Romeo e Giulietta, volevo chiederti come hai percepito il pubblico polacco con questo spettacolo? No, ma io mi ricordo che l'ho percepito, anche perché poi abbiamo fatto un incontro, no? E le domande che sono state fatte erano tutte molto, molto, sottili, molto precise, specifiche, non solo dai ragazzi che facevano danza. Adesso non mi ricordo tutte le domande, ovviamente, però mi ricordo che l'effetto è stato. E poi il luogo era anche abbastanza adatto, perché Romeo e Giulietta è uno spettacolo intimo, anche se l'abbiamo fatto in spazi da 1.000 posti, però funziona anche in uno spazio piccolo, intimo, ravvicinato. D'altronde è nato da noi, che è uno spazio con una grande scena, però il pubblico è molto vicino. Quindi, diciamo, io ho un ricordo del genere. Poi anche la struttura era molto, molto ampia, molto grande, molto. Non so adesso dove andrà. Proprio perché per me è bellissimo, però devo finire piano piano. Quindi, per finire, la domanda è: torneresti in Polonia ancora da noi? Eh beh, certo. Se mi invitano, certo. Certo che non ti nascondo che, per esempio, in questo periodo stiamo pensando di fare altre cose, no? Per esempio, dobbiamo puntare a fare dei focus, quindi non fare viaggi così lunghi per fare una data, ma cercare di fare una o due cose per fare vedere veramente una cosa piccola e una cosa un po' più grande, fare delle lezioni, appunto, workshop, incontri. Non posso presentare i libri perché sono tutti in lingua italiana, quindi non li posso presentare. Certo, Diciamo, però per esempio il nostro Body Teaches, che stiamo portando adesso a New York,
Quello è molto carino perché si può fare anche in una sala prove di danza, però è importante che sia grande perché coinvolge anche i ragazzi che lo vedono. Oppure il mio speech che ho fatto anche in inglese, quindi si può fare dovunque. Diciamo, mi piacerebbe andare soprattutto nei paesi, non, cioè non in Italia dove mi conoscono, con delle cose un po' più organiche. Guarda, adesso che lo so, sicuramente faremo così perché si avvicina un'altra 2024, a giugno, giugno 2025 c'è di nuovo il festival, quindi sicuramente farò qualcosa per far arrivare Roberto Zappalà di nuovo da noi anche con il workshop. Ok, ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, è sempre il piacere ascoltarti. E spero che ci vediamo presto. Va bene, grazie a voi per l'interesse e per il tempo che avete dedicato a noi. È un bacio affettuoso a te. Grazie. Tobu bevi Roberto Zapalagi, in cui vam bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach.